23 maggio 1992, autostrada A29 in Sicilia. La strage di Capaci che costò la vita al giudice Falcone, sua moglie Francesca e tre agenti della scorta. Il 19 luglio 1992, via D'Amelio, Palermo. Un'auto imbottita di tritolo esplode uccidendo il giudice antimafia Paolo Borsellino. Quattro uomini e una donna componenti la sua scorta. Due attentati simbolo della guerra che da sempre la mafia conduce nei confronti dello Stato. Due stragi che da sole nell'immaginario collettivo hanno fatto crescere quella che è diventata un'autentica coscienza sociale, attiva e sensibile su questi problemi. Una crescita che in Molise è stata costantemente accompagnata dalla Caritas diocesana di Trivento, che da 7 anni ha aperto la scuola di formazione all'impegno sociale e politico Paolo Borsellino, con lo scopo di sensibilizzare i cittadini sui temi della convivenza e della solidarietà e aumentare la partecipazione alla vita sociale e politica. L'ultimo momento di riflessione proposto dalla diocesi su questi temi è a Castel Guidone, con Luca Tescaroli, sostituto procuratore della Repubblica di Roma, e Roberto Sgalla, dirigente superiore della Polizia di Stato. La discussione è partita pensando al fatto che sono passati 15 anni dalle stragi. Che cosa è cambiato? Nonostante siano passati 15 anni, si riesce ancora a rivivere quello che è accaduto. E in questo lasso di tempo molto è stato fatto per ripristinare la legalità che fu così fortemente vilipesa. Sono stati raggiunti risultati estremamente significativi. Ma si può individuare un'emergenza in quello che può essere definito il panorama mafioso? Più che di una struttura mafiosa che costituisce allarme sopra gli altri, direi che vi sono diverse strutture mafiose che debbono essere arginate costantemente, senza fare passi indietro, perché fino a quando esisteranno queste strutture mafiose, avremmo una piaga endemica che ci affligge e con la quale non possiamo convivere. Credo che sia sempre abbastanza difficile fare una scala di pericolosità. Le criminalità organizzate sono varie, ognuna ha la propria peculiarità. Certo, i mezzi di comunicazione mettono sotto la lente di ingrandimento qualche giorno, qualche momento l'una, qualche momento l'altra. Adesso sicuramente, specialmente dopo i fatti della Germania, l'andrangheta è tornata ad essere particolarmente nell'occhio dell'informazione. Ma credo che sia sbagliato dare una valutazione di pericolosità per cui a questa debba corrispondere un impegno maggiore o minore. Ma dove si annida oggi il rischio mafia? Uno dei maggiori pericoli che deriva dall'attività delle strutture mafiose nel nostro paese è il condizionamento dell'economia. C'è una forza invasiva prepotente delle strutture mafiose, di Cosa Nostra, l'Andrangheta, la Camorra in particolare, che compromettono il mercato legale, l'economia legale e illegale, perché le attività mafiose consentono di acquisire enormi ricchezze e quindi denaro a costo zero, che consente di in qualche misura eliminare le imprese sane, di eliminare le leggi del mercato e quindi stravolgere l'economia legale. Quindi la forza pervasiva di queste strutture si irradia in tutto il territorio nazionale. Un contesto nel quale il ruolo della società appare strategico. L'impegno al contrasto al crimine mafioso non è più un affare di pochi, di magistrati appartenenti alle forze dell'ordine, gli addetti ai lavori, ma un movimento all'interno della società civile si è aperto, molte associazioni sono nate, si sente l'esigenza di una legalità. Ancora bisogna naturalmente lavorare molto, ma siamo, credo, sulla strada giusta. Ogni iniziativa, in particolar modo che parte dai giovani, Locri, Ammazzateci Tutti o Addio Pizza Palermo, credo che vadano non solo salutati ma vadano incoraggiati, perché sono veramente segni di una società vitale, di una società che vuole reagire. Quindi non solo vanno, come dire, salutati con favore, ma vanno incoraggiati, vanno sostenuti, vanno aiutati.